10 minuti, ma che tranquillo, rientri qua su agli spogliatoi. Pannella da Paolo. Allora dimmi. Dimmi Paolo. Dimmi Paolo. Vabbè, c'è un signore della Procura federale. Giustamente non c'è il pass, ve lo posso far passare, sì, perché viene sempre. Tizio, fallo venire, dai, se la procura, fallo passare. Giuseppe, fai entrare questo signore della Procura federale. Va benissimo. Ma chiedo qua, Mattia, lui sta parcheggiando. Cosa Paolo, se sta in servizio che deve entrare qua per cosa, se sta parcheggiando? Vabbè, ma ha detto che deve entrare, che deve fare con quelli della procura, io mo che ne so, non so che dirti. Fallo passare, dai. Fallo passare perché sennò mette a casino e sta pure. Roberto da Davide. Dimmi. Adesso non lo diritti, ma per la prossima volta qui conviene mettere un divieto di sosta. Questa è l'invenzione che fa Biagio, che ho cosa, ma dopo glielo dico, gli dico che sta mannata lo sbaraglio, dai. Ok, ok, infatti pure i carabinieri, la polizia stradale, tu qui l'ha messo un divieto di sosta. È facile, ma questo come cazzo si fa? Lo so, purtroppo, però sa, non ci sta le strisce, capito? L'altra volta ha creato una frega di problemi, però ora vediamo da assolvere, dai. Tu mo è tranquillo, sa, se sta finito l'afflusso, mi puoi anche rientrare. Roberto Pannella da Paolo, ascolta, qui c'è TV6, però non ha giustamente il pass auto, lo posso far passare? Paolo, ti ho detto che io non mi prendo la responsabilità, non passano, perché ti ha detto di no, mi ha detto, quindi chiudi, ne andrà. Ok, mo che entra, allora va a prendere il passo, ok. Giuseppe, sono Paolo, mica è il pass auto di TV6 per caso? No, se non ce l'hanno loro il pass auto, non ce l'ha Giuseppe. Vabbè, scusa, perché gli hanno detto che lo lasciavano al cancello, perciò sto chiedendo. Altrimenti. Ok, sta a posto, risolto. Io ci ho operato il boom, scarico e scarico. È pure del tipo 6, carico e scarico. No, a me non mi ha detto carico e scarico, è che devo fare il servizio, non lo so.
Davide da Roberto? Sì, Roberto. Ma tu stai a tornare adesso? No, sto ancora qua, che cosa devo fare? La posso, mai tranquillo, rientra, dai. Rientra qua su. Thank you.
menate a rimborsare il cordone con Florentin? Vedi tu, tu quanti ne hai? Due, no? Mandaci Elio. Mario, Mario da Rotto. Dimmi, rispondi al telefono a piaccio, grazie. Può richiamare. Ti fa chiamare. Ho perso posto, sto uscendo qua a capo, dov'è? Come sta la tribuna? Io vado a riprendere giù posto. Pannella, Pannella Bernardi. Davide da Roberto, stai rientrando? Sì Roberto, sono rientrato, in bagno. Ok.
radio, mi senti? Davide da Roberto, dove ti trovi, Davide? Sto qua, Roberto, dove va Davide? C'è un altro ragazzo, andà? Sto qui alla tribuna, dove va andare? Roberto. Dov'è che devo andare? Fa la tribuna? Fa la tribuna, sto. Thank you.
perso la Davide, l'ho perso la Davide. Dove c'è la Pullman? Thank you.
Pannello, Pannello. Chi è che mi chiama? Thank you.
Monica. In affanto. Ma voi può venire? Non ho copiato. Se vuoi può venire. Appena fischia l'arbitro, vieni qua e io entro. Okay.
Bianchini Rossella da Monica? Sì, Monica, ti va a aprire? Sì, grazie.
Dimmi, Eleonora. C'è la ragazza della biglietteria che vuole entrare, cerca te. Da dove la faccio entrare? Parla dal cancelletto giallo. Qui in tribuna, se non ho copiato bene. Lei in tribuna dal cancelletto giallo la fai parlare.